appunto a scuola in Cina, a scuola di cinese in Italia, adesso vediamo nella scuola pubblica italiana. Chiedo la parola quindi ad Anna Montanaro. Sì. Buongiorno, io sono un'insegnante di scuola primaria dell'Istituto Comprensivo 26esimo Imbriani, Sant'Alfonso dei Liguori. Noi siamo diventati istituto comprensivo da quest'anno. La nostra scuola è dislocata su 3 sedi. Una sede principale che si chiama Borelli e si trova nella zona della stazione. Poi abbiamo un'altra sede in Briani e la scuola secondaria Sant'Alfonso dei Liguori proprio. I problemi più grandi, diciamo, di inserimento di bambini stranieri li abbiamo nella sede principale denominata Borelli, perché vista la vicinanza alla stazione c'è questa esigenza. Lì sono dislocate tutte le attività degli stranieri e in modo particolare dei nostri alunni cinesi. Noi ad oggi abbiamo nella nostra scuola 24 bambini nella scuola dell'infanzia e 50 alunni nella scuola primaria. La maggior parte di essi si trovano proprio nella sede Borelli. Quest'anno sono stati inseriti 14 nuovi alunni, non tutti cinesi, anche altri provenienti dalla Moldavia, dalla Romania, bambini russi. Però proprio perché questa sezione è dedicata ai cinesi, dedicheremo un particolare attenzione proprio al nostro, la nostra integrazione, il nostro modo di lavorare per i bambini cinesi. Sicuramente i bambini stranieri non sono per noi una fonte di disagio, non vengono considerati una difficoltà per noi, noi cerchiamo di inserirli al meglio nella nostra scuola. Sicuramente cominciamo con una, come penso facciano in tutte le scuole, una sorta di accertamento di cultura, specialmente per i bambini che arrivano dal loro paese di origine. Quest'anno infatti, proprio nella mia sezione, che è una classe seconda, abbiamo dovuto inserire 2 bambini cinesi provenienti proprio da, sono venuti forse verso agosto, dalla Cina, per cui non conoscono assolutamente la lingua italiana. Oltre a loro sono arrivati anche bambini stranieri rumeni e anche quest'anno abbiamo avuto l'inserimento dei Rom, 3 bambini Rom, una cosa nuova per noi. Ritornando ai bambini cinesi, noi cerchiamo, visto che la scuola ha avuto questa difficoltà e abbiamo avuto l'incremento di questi stranieri dal 2004, con i fondi della Regione Campania abbiamo istituito un POR, denominandolo proprio questo progetto Oltre la Muraglia, e i bambini sono stati aiutati in questo progetto nel 2005 ad inserirsi proprio nella nostra realtà di scuola. Questo progetto si è svolto nel mese di luglio e la partecipazione è stata bella e numerosa e interessante. I bambini hanno seguito con grande gioia questo fatto. Siamo stati aiutati da un mediatore culturale e da alcuni docenti che avevano seguito proprio un corso di lingua italiana come L2 presso la Federico II, quindi erano formati per questo tipo di lavoro. Poi collaboriamo con gli uffici dell'assessorato alla istruzione con un gruppo di lavoro per l'inserimento di questi bambini stranieri e abbiamo avuto l'anno scorso un mediatore culturale. Quest'anno, considerando che la scuola è cominciata da poco, stiamo lavorando da soli, per cui io in prima persona, come docente prevalente di questa classe seconda, ho questi 2 bambini stranieri cinesi da gestire. Come mi sono organizzata? Un po' con la mia esperienza, sono un po' vecchia della scuola, con la mia esperienza ho cercato di sto cominciando da zero praticamente. Loro non conoscono l'alfabeto, il nostro alfabeto è diverso, loro usano dei caratteri. Perciò i bambini hanno 10 anni,
e sono stati inseriti in seconda, proprio perché lavorando ho cominciato dall'alfabeto, mi sto aiutando con le flashcards, con la nostra gestualità che noi napoletani riusciamo a comunicare con la gestualità, e diciamo che i bambini si sforzano tanto per poter riuscire a capire. Dopo un mese di scuola, tante sono le conquiste che abbiamo ottenuto. I bambini ci fanno capire ciò che vogliono, i compagni li hanno accettati con grande entusiasmo e quelli più bravi li aiutano, e la difficoltà sicuramente è la lingua. Mentre invece per quel che riguarda la matematica, i bambini sono bravissimi, capiscono benissimo la matematica e non hanno difficoltà. Ora, il nostro problema forse è quello della comunicazione con i genitori. Allora, come ci muoviamo? Abbiamo dei bambini che sono nati in Italia, bambini cinesi che sono nati in Italia, e loro stessi sono i nostri mediatori. Mediatori con i genitori, e quando c'è la necessità io li chiamo, quelli più grandi, e mi faccio aiutare. Perché? Perché noi abbiamo bisogno come scuola di comunicare con i genitori, i nostri avvisi, i nostri incontri, per cui questi bambini più grandi vengono e ci danno una mano, mi danno una mano nella comunicare gli avvisi e tutto ciò che riguarda la vita scolastica. I genitori sono molto esigenti, i genitori cinesi sono molto esigenti con i loro figli, perché i nostri bambini, oltre a frequentare la scuola italiana, due volte a settimana frequentano una scuola cinese familiare. Per cui i bambini con cui lavoro io insegno anche lingua inglese, ho seguito un corso del ministero per poter fare l'inglese, ho due bambini, anzi tre, che frequentano la scuola cinese, bambini di quarta, due volte a settimana vanno il mercoledì e il sabato alla scuola cinese, e anche un altro bambino il sabato e la domenica, perché proprio loro ci tengono molto a mantenere viva la loro cultura e devono imparare proprio la lingua cinese. Sono presenti nella scuola, sono molto presenti nel loro piccolo, perché comunque la scuola per loro è importante, anzi i bambini cinesi partecipano a tutte le nostre iniziative, tutti i nostri progetti extracurricolari, ai nostri PON, e partecipano con una grande frequenza. Per concludere, dico soltanto che i nostri bambini cinesi sono la nostra realtà, ci aiutano tanto perché sono portatori di una cultura diversa, ma sono anche portatori di un grande rispetto per la scuola e per gli insegnanti e tutta l'istituzione scolastica. Basta, chiudo così. Grazie.